Alberto chiede se la Vipassana può portare all'illuminazione e nel caso come agisce. Beh, sì, può assolutamente. E come agisce? È molto semplice in realtà, perché già nel momento in cui noi aderiamo alle cose così come sono, aderiamo alla realtà. Quando non aderiamo alla realtà, siamo in uno stato di coscienza che è assorbito dai pensieri circa il domani o circa il passato, quindi ansie, preoccupazioni riguardo al futuro e ricriminazioni riguardo al passato. E ci perdiamo l'unico momento in cui invece possiamo trovare lo stato delle cose così com'è e la pace, che è l'adesso. Stare con l'adesso significa essere consapevoli di quello che c'è nell'adesso. E quando ci apriamo a quello che c'è nell'adesso, ci apriamo alla realtà ultima delle cose che è nell'adesso. Lo ripeto, quando ci apriamo a quello che c'è adesso, ci apriamo alla realtà ultima delle cose. Perché la realtà ultima delle cose è quella che appare, che emerge una volta sfrondato tutti i pensieri, che sono fantasie. Invece stare con l'adesso significa aprirci alla realtà ultima delle cose che è adesso. Di fatto l'illuminazione che cos'è? È la cessazione della sofferenza, la cessazione della sofferenza che deriva proprio dal fatto che noi alimentiamo questa sofferenza attraverso questi pensieri riguardo il futuro e il domani. Vipassana ci permette di essere consapevoli, della nostra vita, consapevoli di quello che succede nella nostra vita e di come questa vita è in interazione con un mondo. Mi spiego meglio. Quando ci apriamo alla realtà ultima delle cose, cos'è che vediamo? Vediamo la realtà ultima delle cose. Smettiamo di credere a dei preconcetti, dei concetti, come Claudio, come un sé assoluto, e cominciamo a vedere che viviamo un'esperienza dinamica, che non è ferma, quindi non è un'idea fissa di Claudio, idealizzata di Claudio, ma è un qualcosa che sta vivendo una vita in un contesto, e quindi si può vedere questo flusso continuo di un tempo che è sempre un flusso continuo, quindi non è è un tempo senza fine, che è l'adesso, che non è neanche il tempo, perché è un continuo fluire delle cose. E quindi da un punto di vista concettuale lo possiamo chiamare come interdipendenza, nella misura in cui non siamo, sono immerso in un contesto, quindi questo crea un'interdipendenza e soprattutto un'impermanenza, perché questo flusso di tempo è impermanente. Cioè, se scatto una foto, quello che ho fotografato con quella foto è già passato e quindi è tutto un fluire. Quindi io sono consapevole sia del fluire, sia del processo del fluire delle cose, chiamata impermanenza, sia del fatto dell'interdipendenza, di come io esisto nella misura in cui sono immerso in un contesto. Avere una visione di questa realtà comincia a relativizzare questo senso dell'ego, di un ego assoluto, di un contesto idealizzato e assoluto di un sé, e comincio a dimorare in uno stato che è più omnicomprensivo e che include tutto il processo e tutti gli esseri. E quindi comincio ad avere una posizione più vera della realtà. Ecco, questa è l'illuminazione, questo dimorare costantemente nel qui e ora e avere una percezione di quello che esiste nel qui e ora, senza negare l'esistenza di un Claudio, no, nell'adesso, ma includendolo in un processo che però ha una visione di insieme molto più completa rispetto a una visione egoica di un Claudio che ha paura di perdere il momento, che ha paura di perdersi. Ecco, è una visione completamente, con una prospettiva completamente diversa. È lo stato puro della mente.
è lo stato di nirvana. Che cosa significa nirvana? Significa proprio cessazione della sofferenza. Quindi l'illuminazione si arriva proprio arrivando con un continuo aderire alla realtà, che è prodotto sicuramente dallo stare in presenza, in consapevolezza, nel qui e ora, e cercare di aderire sempre di più a questo modo di vedere la realtà. Di fatto noi accediamo al nirvana ogni qualvolta aderiamo alla realtà, ogni qualvolta noi siamo nel qui e ora, percepiamo le cose così come sono, stiamo nel qui e ora. Quando siamo consapevoli, quando è che siamo consapevoli? Non solo quando meditiamo, in certi momenti in cui meditiamo, ma anche per esempio quando stiamo in grazia di Dio, siamo in vacanza, stiamo bene, siamo tranquilli, sentiamo la brezza marina che ci arriva, il sole che ci scalda la pelle, un echeggiare dei gabbiani intorno, un vociare intorno a noi, è tutto vissuto come esperienza e nulla ha un predominio nei miei pensieri, ma mi godo l'esperienza. Ecco, in quel momento è un momento di nirvana, un momento di cessazione della sofferenza e di adesione alla realtà, a questa realtà mutevole del sole, della brezza, del vociare, dei bambini, dei gabbiani, eccetera, eccetera. Ecco, questa E questo stato si può assolutamente raggiungere nella misura in cui io mi alleno a stare con l'esperienza così com'è nel qui e ora, che è l'effetto della consapevolezza. Essendo la vipassana una tecnica per stimolare questa consapevolezza, ecco come la vipassana può aiutare. Non è tanto la vipassana ovviamente in sé, ma è l'aderire alla consapevolezza e aderire a quello che c'è nel qui e ora, che ci apre alla cessazione della sofferenza e la sradica nella sua formazione. Non c'è più spazio per creazioni mentali se non sapendo che le stiamo creando, quindi con consapevolezza. Spero di aver risposto, Alberto. Ciao.